Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova recensione di composizionedigitale.net. È passato poco tempo, pochi giorni dall'ultima recensione che ho caricato su YouTube, ma non potevo aspettare di farvi ascoltare questo strumento che ho scoperto oggi. Si chiama Vintage Upright, è un piano verticale che è prodotto dal Sample Sam. Viene caricato su Kontakt, come vedete. Questo è il sito della Sample Sam, che è una Simple Sam, pardon, Simple Sam Samples, che è una piccola casa produttrice di Virtual Instrument, che realizza però degli strumenti che sono eccezionali. Questo è uno dei più bei piani verticali che abbia mai sentito. Sicuramente lo utilizzerò nei miei prossimi lavori perché è davvero bello per diversi motivi che andiamo a analizzare. Innanzitutto vi devo dire il costo perché è incredibile, $49,99, pochissimo. Considerate che sono 8,58 giga di pianoforte verticale. Il sito è simplesamsamples.com, ve lo linko sul video perché è difficile anche da pronunciare, è uno scioglilingua. È un bellissimo piano che ha un suono vintage, è pieno di suoni che lo rendono di caratteristiche che lo rendono molto realistico. Ha due prospettive microfoniche. Tutti i campioni sono a 24 bit, ha 10 livelli di dinamica per ogni singola nota. Andiamo a ascoltare direttamente i suoni di questo OST. Ci sono quattro preset principali, clean, close, main e room, che sono comunque delle variazioni del pianoforte appunto principale, del quale andiamo a ascoltare tutte le caratteristiche. Lo suonerò direttamente con una tastiera non pesata, che è la Novation Launch Key 61, che abbiamo comunque recensito in un altro video. Software host sempre Cubase 7.5 della Steinberg. E vi faccio sentire quanto è realistico pur se utilizziamo una tastiera non pesata. Sembra davvero un pianoforte registrato dal vivo. E io, che comunque lavoro anche con un pianoforte sia per le mie registrazioni, sia a mezza coda, sia con un. Ho lavorato con un piano a muro, piano verticale, devo dire che il suono è davvero incredibile. Qua abbiamo il volume della microfonazione close mic, cioè microfoni presi da vicino, e questo è il suono invece della stanza. Così è solo quello della stanza. Mentre così è solo con i microfoni, diciamo, vicini allo strumento, senza il suono della stanza. Come sentite, sente più il rumore dei martelletti. Quello che sentite non è il rumore della tastiera, della meccanica della tastiera della Novation, è proprio il rumore del Virtual Instrument. Poi vi faccio un esempio chiudendo il mio microfono col quale parlo, quindi non sentirete ovviamente la mia voce, per farvi sentire quante caratteristiche ha di ambiente questo microfono, che lo rendono veramente come risultato simile alle registrazioni che si fanno con un pianoforte vero, con tutti i difetti annessi e connessi. Delle volte, quando utilizziamo VST,
il suono risulta, ci risulta finto, ci risulta troppo meccanico, troppo computerizzato, come posso dire, se è troppo poco personale, perché appunto mancano tutti i difetti che sono tipici della registrazione pianoforte. Mi è capitato di utilizzare dei VST veramente belli come suono, che però poi a livello di registrazione non davano tutto quello che avrei voluto, e ho dovuto lavorare molto sulle equalizzazioni per ottenere un suono simile a quella che è la registrazione dal vivo. In questo caso abbiamo già tutto in un VST. Qua abbiamo il reverbero master. Possiamo regolare ovviamente come vogliamo. Abbiamo la stereo image, può essere maggiore o minore, il master pump-out per metterlo al suono destra o sinistra, e il volume master. Caratteristica interessante è quello che abbiamo oltre al suono di base. Allora, abbiamo per diverse volumazioni per quanto riguarda close mix e room mix, ovvero il K-down noise per il close mix. Il key release noise per i close mix, cioè la meccanica di quando rilasciamo il tasto, il pedal down noise, perché è anche il campione del pedale, questo è il pedale, e il pedal up noise, cioè quando tiriamo sul pedale il suono. Che è davvero realistico. Questi livelli ho sentito pochi altri strumenti. Lo stesso discorso è per il suono, diciamo, con la ripresa della stanza. Gli stessi volumi del K-down, K-release, pedal down e pedal up noise ci sono anche riferiti alle microfonazioni che riguardano la stanza. Poi abbiamo il recording noise, che è una cosa bellissima. Abbiamo diverse stanze e ci dà il rumore della stanza. Abbiamo Small Studio, se lo accendiamo. Small Studio è questo qua. Adesso lo ascolteremo meglio quando chiudo il microfono con il quale sto parlando. Poi abbiamo Medium Studio. Non è solo o meglio, non è tanto l'ambiente, il reverbero dell'ambiente, è proprio il rumore della stanza. Large Room. Abbiamo anche degli effetti particolari, Warm Analog, che è molto bello.
effetti più particolari come il suono del grammofono, old gramophone, che è ovviamente questo. Victrola, che è ancora più vecchio come suono. Sono un pessimo pianista. Poi abbiamo computer mic, un computer, un microfono del computer. Poi abbiamo AM Radio Static e FM Radio Static. Spegniamo un secondo. Ripeto, poi chiudo il microfono e ascolteremo come suona veramente. Quindi sentirete solo il suono che esce direttamente dalla scheda audio e va direttamente, cioè è parte del voice. Poi abbiamo la Sympathetic String Resonance, che è questa qui. Possiamo gestire. E anche gli overtones. La risonanza dovuta al sustain. Chiaramente ascoltate la coda del suono in questo caso. Il repedal catch. Allora, adesso spengo il microfono. Quindi non ascolterete per fortuna la mia noiosissima voce, ma direttamente, esclusivamente il suono del pianoforte, e vedrete qui cosa cambia quando cambio delle impostazioni. Allora, spegniamo il microfono. Thank you.
Allora, rialziamo il microfono al quale ascoltate la mia voce. Non sono un pianista, ma sono abituato ad ascoltare i pianoforti e i VST in una certa maniera. Penso che questo sia uno dei migliori attualmente in circolazione, in quanto ha espressività e ha realismo. Ripeto, stiamo utilizzando una tastiera non pesata in questo caso. E ma otteniamo comunque dei risultati davvero davvero ottimi. Potete ascoltare dei sample nel sito che rendono ancora meglio l'idea di quanto abbiamo detto. Sembra davvero una registrazione fatta in studio. Ci sono effetti, non c'è altro, è il suono che esce direttamente dal VST questo. Quindi, ripeto, per il costo di meno di 50, molto meno di 50 euro, che 49,99 dollari, vale assolutamente la pena acquistare questo Virtual Instrument. Passiamo un attimo il volume del demo. Ripeto, vale la pena e fate un salto anche sul sito della Simple Sam, perché ci sono altri campioni che poi andremo a recensire. C'è anche una sezione free stuff dove presto ci saranno dei campioni da scaricare gratuitamente. E l'altro strumento molto interessante che producono al prezzo di 14,95 dollari, davvero niente, sono gli strumenti. È un strumento solista che si chiama Signor Paganini Solo Violin. Per questi prezzi non c'è davvero nessun tipo di scusa per favorire e sostenere la pirateria, insomma. Che dire, fate un salto sul sito della Simple Sam che vi linko e acquistate Vintage Upright perché è un must to have, qualcosa che dovete avere per forza nella
vostra library di campioni, perché soprattutto per chi lavora a colonne sonore e a film ha un suono davvero particolare e molto originale che vale la pena tenere nella propria palette di colori disponibili. Ciao a tutti e alla prossima recensione di composizionedigitale.net. Ciao!